Buonasera a tutti. E come premessa vi dico che io parlo di architettura del giardino, la parola architettura è in primo piano perché io non sono un botanico e quindi non parlerò da botanico e metterò il più possibile in risalto i temi dell'architettura intesi come la presenza dell'architettura o delle architetture nel giardino, ma anche come disegno del giardino, come progetto del giardino, che comprende ovviamente il progetto del verde, il progetto del costruito e il progetto delle relazioni tra il verde e il costruito. Poi non sono neanche uno storico, di fatto, per cui diciamo che cercherò di fare vedere delle cose che non sono allineate secondo una cronologia o non necessariamente secondo una cronologia, ma più probabilmente attraverso tematismi. E uno degli obiettivi che ho è quello di far vedere delle cose che mostrano come il tema classico del rapporto tra giardino e architettura, che è quello tradizionalmente inteso da noi, soprattutto in Italia, come rapporto tra giardino e la villa, negli anni anche più recenti del Novecento è stato declinato anche in tanti altri modi, nel senso che ci sono esempi anche illustri, anche importanti, anche interessanti, di rapporto tra il giardino e altre tipologie, per esempio tra il giardino e l'industria, o tra il giardino e lo sport, no? Ci sono parchi, campi sportivi che hanno anche importanti sistemazioni del verde. E poi non so, ci sono delle tipologie che sono tipicamente forse novecentesche, anzi forse, come per esempio il giardino con la piscina, no? Io ho portato un volume da cui poi vorrei leggere anche qualche breve estratto che si chiama Ritratti di giardini italiani di Russell Page, che è un famoso progettista di giardini inglese, e molti dei progetti di Russell Page girano intorno alla piscina, ruotano intorno alla piscina. La piscina è un'innovazione, diciamo, novecentesca, non perché nei giardini storici non ci fosse l'acqua, evidentemente. Già nei giardini romani c'erano le piscine, però c'erano le piscine intese in senso termale, intese in senso di vasche per i pesci, in senso decorativo, meno frequentemente, e direi che è soprattutto il Novecento che introduce questa tipologia, ovviamente, che forse va chiamato più come il nome anglosassone, il swimming pool, cioè il luogo dove si nuota, no? Cioè la vasca per nuotare, quindi con un discorso, diciamo, legato allo sport, che è una innovazione, diciamo, molto novecentesca. E vedremo alla fine, appunto, durante questa esposizione ho cercato appunto di raggruppare un po' le varie tipologie, cioè vedremo di tutto, no? Vedremo i portici, le grotte, le fontane, i muri di discensione, le pergole, i padiglioni, poi potremo continuare a decine o a centinaia di siti, di atelieri, i labirinti, le sculture, le rovine, i pendii, le terrazze, le scale, le scalinate, le nicchie, i fondali, il parterre, i belvedere, cioè sono tutti elementi costitutivi dei giardini che attraversano tutta la storia dei giardini e del rapporto architettura-giardini, e sono quasi tutti elementi architettonici, quindi lo dico non perché sia secondario